Bentrovati, siamo all'hotel Meliá, pochi passi da Olbia. Siamo qui in occasione di una serata importante organizzata dall'Istituto Euro-Mediterraneo, che è la scuola internazionale di formazione e specializzazione. Siamo in compagnia del direttore, don Gianfranco Sava. Buongiorno, bentrovato, complimenti per la manifestazione che state organizzando. Grazie, ringrazio della vostra presenza, che certamente è di particolare significato perché ci consente di entrare nelle case di coloro che per tante ragioni non possono essere presenti qui stasera e soprattutto di far conoscere una realtà culturale che da anni sta maturando e operando comunque attivamente nel nostro territorio. Vogliamo spiegare, don Gianfranco, per quale motivo siamo qui. Ricordiamo, questa è una serata importante, una serata che vuol dare visibilità a un grosso problema che ruota intorno alla vostra scuola. Che sul freddo si anima, sui neve che non mi scalda, che sul cuore trevole, sul vento che mi tormenta, che cosa luca sentire, su che luca massimizza, che cosa mano forte chi, cosa chi manca salta. Il primo elemento che mi piace porre in evidenza è che siamo qua insieme a dei bravissimi artisti dell'isola, i quali con la loro generosità hanno aderito ad una manifestazione che tende a far conoscere il progetto, in modo particolare l'associazione Amici dell'Istituto, che proponiamo sia a singole persone che ad imprenditori o operatori della vita pubblica, sociale, culturale a diversi livelli, perché vi aderiscano al fine di promuovere questa istituzione. Vogliamo dire qual è il problema che ruota intorno a questo, il vostro istituto? Ma direi anzitutto porrei in evidenza l'aspetto più bello, è la nascita dell'istituto, che nasce da un preesistente, ancora esistente istituto di scienze religiose, che si è ampliato e allargato come istituto euro-mediterraneo, tenendo conto di quella che è l'identità sociale e culturale del nostro territorio e anche dell'invito della Chiesa e ma di popoli che ci stanno domandando di promuovere una cultura capace di integrazione. Questo è l'aspetto positivo. Qual è l'aspetto di limite? L'aspetto di limite è quello di un intenso e faticoso lavoro che occorre fare per coinvolgere coloro che operano nel mondo economico e anche nella vita amministrativa per un sostegno profondo e anche continuativo affinché questo istituto raggiunga pienamente gli obiettivi prefissati, che è quello di divenire una libera università. Siamo all'hotel Meliá Resort, a pochi passi da Olbia per la strada verso Golfo Aranci, e siamo qui per parlare di un argomento importantissimo, perché oggi siamo qui con gli amici dell'Istituto Euro-Mediterraneo e siamo in compagnia di Maria Giovanna Cherchi. Ciao, ma che cos'è l'Istituto Euro-Mediterraneo, Maria Giovanna? Ciao a tutti, ciao Paul. Beh, è un istituto dove si fa promozione della cultura, dove si ricerca, si fa formazione, si preparano le persone per conoscere le cose belle della Sardegna, è quindi un luogo di ricerca dove la scienza e la cultura sono al primo posto. Ma perché siamo qua quest'oggi? Perché tanti amici oggi sono venuti a cantare, a far spettacolo, lo vogliamo dire? Io ne approfitto appunto per ringraziare tutti gli artisti che hanno partecipato a questo incontro. Noi vogliamo che l'Istituto Mediterraneo continui
continui ad esistere. Vogliamo che si possa contare ancora, la Sardegna possa contare su queste persone che amano la cultura, la fede anche. Ci siamo impegnati appunto ad essere presenti come artisti perché la cultura sia ancora una volta al primo posto e la Sardegna ne ha tanto bisogno. Penso che questa serata sia molto importante perché mette in evidenza un problema che esiste un po' in tutta la Sardegna. E io parto dalla mia esperienza personale, io ho avuto la possibilità di studiare musica a Nuoro, io sono di Nuoro, e quindi evitare spese e viaggi a Cagliari e a Sassari, non che non le abbia fatte, ma ne ho fatto certamente in maniera molto minore. E la serata di stasera pone il problema di una scuola che funziona a Tempio, che funziona a Olbia, che funziona poi in tutta questa zona, un corso post universitario molto specializzato, e credo che sia importante per i ragazzi di questa zona frequentare questa scuola senza dover fare eccessivi chilometri, quindi è per questo che ho aderito come tutti gli altri artisti. Non poteva certo mancare Carla De Nule in questa riunione di amici per far musica e cantare. Certo, io sono stata invitata da Maria Giovanna in particolare, siamo diversi artisti ed in genere quando mi si chiede di fare beneficenza non dico mai di no, specialmente quando si tratta di cause importanti come questa che è una promozione della cultura. Anche lei ha fatto tanta strada per venire qui, è arrivata da Oliena, signori, Maria Luisa Congiu, anche tu qui per una causa importante. Sì, buonasera Paul, buonasera a tutti voi. Causa importante sicuramente, quando si parla di cultura in Sardegna sicuramente stiamo parlando forse di uno degli argomenti più importanti. E io cerco nel mio piccolo di dare una mano già in tutte le piazze in cui è capitato di cantare, nei dischi, insomma nei brani che si eseguono generalmente, ma in manifestazioni come questa è ancora più importante partecipare, proprio perché essendo la cultura una grande risorsa della nostra isola è bello poter dare una mano, perché aiutando la cultura stiamo anche aiutando noi stessi il mestiere che facciamo. Amo l'Istituto Mediterraneo perché so che ci sono delle persone davvero preparate che possono fare tanto per la cultura e attraverso la cultura anche per la fede.